Diamo il ben trovato a Giancarlo Prisco in collegamento con noi. Ben trovato e buon pomeriggio. Ciao Giacomo, un piacere rivederti e buon pomeriggio a tutti. Allora, raccontaci un po' come giudichi le due reazioni del mercato. Alla Fed, che ha determinato una bella spinta verso l'alto a Wall Street, e adesso, insomma, dopo la Bank of England e la BCE, Wall Street parte prudente, devo dire, usiamo questa espressione, più euforici invece le borse del vecchio continente. Giancarlo. Ma guarda, ieri non mi... ci sono stati delle previsioni anche catastrofiche, ma in realtà la giornata di ieri era già stata delineata dagli interventi di Powell davanti al Senato, quando ha parlato di alcuni cambiamenti riferiti alla non temporalità dell'inflazione, e soprattutto aveva già accennato, cosa strana perché mi sembra che molti non seguono bene diciamo le mollichine di pane che lascia Powell, che è proprio una strategia che serve a creare un non evento, quindi nessuna reazione contraria. Aveva già accennato da novembre la possibilità di ridurre, cioè di ridurre i tempi, le tempistiche dello stimolo mensile, quindi il programma di acquisto di bond e di mutui, che aveva già paventato per marzo 2022. Sì. Quindi cambia assolutamente nulla, perché la riduzione dello stimolo in realtà è qualcosa che il mercato aveva già inglobato, e quindi invece di giugno 2022 si finisce a marzo. Non è stato cambiato il tasso, quello sarebbe stato un disastro, perché sarebbe stata un'ammissione di colpevolezza. Sì. Le note che possiamo ricavare da Powell sono poche, ma piuttosto idilliche. Diciamo che mi è sembrato di vedere il film Alice nel Paese delle Meraviglie, perché parlare di un'inflazione che scenderà al 2% il prossimo anno, va bene che loro utilizzano un altro dato, che adesso è al 4,5% e parlano del 2, usano il PCE, ma il dato dell'inflazione CPI e PPI sono a livelli stratosferici. Non credo assolutamente che, tenendo conto le dinamiche dei costi di shipping, i colli di bottiglia nei processi produttivi e le dinamiche salariali, non credo proprio che l'inflazione ti scenderà. Sembra un po' ambizioso, quindi. No, mi sembra una presa in giro, perché i numeri, okay, per quanto manipolati, parlano da soli, per cui ti posso dire solamente che lo scenario delineato ci pone un'inflazione a doppia cifra il prossimo anno, ed è molto improbabile. Possono manipolare i numeri, ma l'inflazione non può scendere in quel modo dopo quello che hanno fatto, perché questo si studia a economia, e quindi è vero che l'inflazione è data dalla massa monetaria, ma se tu non fai uno shock velocissimo non puoi abbassare questa tipologia di inflazione. Quindi il problema qual è? Dato che l'inflazione ormai non è strutturale, lo stiamo dicendo da 2 anni, finalmente Powell lo ammette, ci ha messo 2 anni per dirlo, giusto per evitare qualche altro disastro. Sì. E dato che le previsioni di crescita sono troppo ottimistiche, 4% è un numero non reale per il prossimo anno, il 2 è più che sufficiente, perché comunque i danni del Covid comunque ci sono, e sappiamo solamente la certezza è sempre la stessa: mamma Fed sarà sempre con noi, e in qualunque momento possono effettuare manovre per mettere liquidità nel sistema. Quindi Powell ha solo preso altro tempo, la sua rinomina non poteva essere che un segnale che andava in quella direzione, ovvero super dovish. La BCE semplicemente ha adottato quanto aveva già detto la Lagarde, ovvero che il programma PEP viene mantenuto. Però il dato interessante, secondo me, che è molto dovish ed è molto interessante, è che c'è la possibilità che la liquidità generata dai titoli a scadenza può essere reinvestita sia per il piano PEP che per il piano UP, quindi c'è una bella flessibilità. Per esempio, se scade il bond, loro possono usare questa liquidità su altri titoli di altri emittenti. Questa è una bella notizia, perché per esempio ovviamente la BCE usa liquidità diverse da quella della Fed, che muoveva fino a poco fa 120 milioni di dollari al mese. Qui andiamo sui 20 miliardi, cioè 40 miliardi di euro. In ogni caso
praticamente viene ammesso un'inflazione più alta delle attese. Anche questo è un bel dato, perché se si attesta su un 4%, che è quello che ci si aspetta più o meno il prossimo anno nella zona europea, anche a detta delle case americane potremmo avere un bel flusso di liquidità verso il vecchio continente. Quindi la cosa interessante è proprio questo, diciamo, atteggiamento flessibile, però la liquidità non viene lasciata a sé, ma viene utilizzata per alimentare il piano, anche se il PEP ovviamente finirà. E non è, cioè, viene messa sul piatto la possibilità di rivedere ulteriore liquidità. Quindi il messaggio che viene mandato è una manovra, diciamo di quelle che siamo sempre presenti. La Banca d'Inghilterra ha alzato i tassi, questo io me l'aspettavo. Infatti mi sono posizionato long sulla sterlina da un bel po', perché io me l'aspettavo a settembre. È stata un'attesa molto lunga, perché c'erano molti hedge fund short sulla sterlina. Ti sei fatto Però un tesoretto per Natale, quindi. ho fatto questi 3 giorni, sto lavorando veramente bene. Ieri sera è stato, vabbè, io sono uno scalper, quindi lo sai. Mi Ok. sono Quando ho fatto 250 punti in 45 minuti sul Nasdaq, ho detto magari fosse tutti i giorni così, entri e cominci a vedere quelle risalite verticali pazzesche. No, semplicemente abbiamo un po' di differenze. Ecco perché la Fed cerca di mantenere uso le parole di un articolo scritto da un trader, sono molto belle. La Fed, il rischio a cui si trova adesso è mantenere la stabilità all'interno della instabilità, quindi è un sistema molto precario. Infatti sono straconvinto che avremo momenti molto brutti nel mercato l'anno prossimo, ma questo non significa che non continueremo a salire. L'Europa invece si conferma un buon habitat, quindi dati effettivi, una crescita economica decente, un'inflazione a numeri decenti, una BCE accomodante, mentre la Banca d'Inghilterra hanno deciso già di alzare i tassi dello 0,5. Sono andato a vedere, i voti sono 8 a 1, 8 a quindi 1, esatto. è esatto una situazione molto interessante. Non si prevedevano cambiamenti, io invece sì, perché questo Bailey l'aveva già annunciato 3 mesi fa, e per cui è stata una sorpresa, ma secondo me è stata una sorpresa positiva, perché in questo modo vanno a bloccare già un po' il rialzo dell'inflazione. Chiudo dicendo una cosa molto importante: non vi fate infinocchiare dai numeri che dicono, dicendo l'inflazione al 5% è gestibile, va bene, ma anche il rialzo dei tassi, comunque, anche se provocherà dei momenti difficili, dai dot plot abbiamo visto anche, si parla sì e no di un 1%, ma non ci credo che la Fed farà 3 rialzi dei tassi l'anno prossimo. Questo poi lo devo vedere, perché secondo me è una bugia. Comunque, se abbiamo un'inflazione al 5-6%, se alzo i tassi lentamente, non arriverò al 2% in un anno. Semplicemente questo, ci sono poi le statistiche. Se andate a vedere quello che fecero nel 2006-2008, dove ci furono 17 rialzi dei tassi, i numeri che hanno mostrato sono veramente, cioè, 2%, 2,5% è poca roba in 2-3 anni rispetto a quello che era tanti anni fa. Le cose cambiano, quindi questo significa che la Fed si lascerà sempre un margine di manovra, e questo dovrebbe per ora garantire ancora un bel rialzo sui mercati. Ovviamente da qui all'anno prossimo ci sono tante altre cose da dover vedere, però per ora Powell sembra essere riuscito nel suo obiettivo. Probabilmente, faccio la battuta, si è fatto il regalo di Natale, visto che dopo lo scandalo dei Fed trader, I Fed chiamiamoli Trader, così, certo. sicuramente aveva messo qualche posizione long prima dell'uscita del dato, per cui non cioè, a scanso di guai e altri, diciamo, a scanso di altri guai tecnici che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, non credo proprio. Dopo le scadenze tecniche di domani dovremo vedere un mercato rialzista fino a fine anno, i famosi riacquisti che fanno tutti i fondi dopo aver chiuso parte delle posizioni per coprire delle minusvalenze, quindi pagare meno tasse, quindi comprare per il prossimo anno e cominciare ad avere un portafoglio anche da presentare ai clienti. Beh, insomma, abbiamo dunque il quadro della situazione, poi alcune previsioni, con alcune previsioni, Giancarlo, torneremo da te, ad esempio l'anno prossimo, quando vedremo se saranno 2 o 3 i rialzi dei tassi di interesse. Peraltro è interessante anche le previsioni della BCE sull'inflazione, l'Eurozona, l'inflazione al momento ben più bassa rispetto a quella degli Stati Uniti, ufficialmente siamo
al 4,9%, adesso sto andando a memoria, spero di non sbagliarmi, ma le previsioni sono 2,6% del 2021, 3,2% 2022, poi sotto il 2% sia il 2023 sia il 2024. Avanti così verrebbe da dire insomma che la BCE non ha neanche bisogno di alzare i tassi di interesse, perché se finisce sotto il 2 già nel 2023 e 2024, forse insomma ridurre il potere d'acquisto potrebbe generare qualche problema anche in virtù dell'Eurozona, che non ha una ripresa forte come gli Stati Uniti, lo abbiamo ricordato anche durante la nostra diretta. La sterlina guadagna lo 0,5, 1,33,33, euro dollaro 1,13,25, guadagna lo 0,35%. Senti, e invece Giancarlo, il movimento di Wall Street come lo giudichi? Quello di oggi vede un Nasdaq leggermente negativo, il Future 100 peraltro perde lo 0,4, moderatamente positivi invece Dow Jones e Standard & Poor's. Ma guarda, questi per ora sono movimenti ovviamente di chiusura di eccessi, posizioni quando abbiamo salite molto verticali si assiste sempre a movimenti di questo tipo. Mi aspettavo comunque oggi uno storno, visto che anche nell'overnight gli indici americani hanno continuato a spingere. Praticamente l'S&P è arrivato a un tiro di schioppo da nuovi massimi storici, forse li ha già fatti, devo andare a rivedere, ma mi sembra che li ha fatti nuovi massimi storici per 1 o 2 punti, quindi non cioè tutto in linea con quello che può essere il rally di Natale. Ovviamente non è un movimento lineare, vado a controllare, mi sembra che abbia fatto sì nuovi massimi storici, il cash non ancora, il future evidentemente sì, il future sì, infatti abbiamo visto come al tocco abbiamo avuto un'inversione molto violenta, e la stessa situazione che si è presentata nei giorni scorsi, quindi il consiglio è andare a vedere sempre i minimi da cui sono ripartiti questi movimenti. Nel caso dell'S&P non dobbiamo perdere area 4590. Il Dow Jones è quello che in questo momento mantiene delle migliori posizioni, quindi ha raggiunto di nuovo l'area dei 36.000 punti, è un'area chiave perché se riesce a mantenere in base settimanale potrebbe avviare un nuovo rialzo. A livello settimanale abbiamo i supporti molto lontani, 35.200 è la zona che garantisce la forza rialzista, magari a livello settimanale 35.440 sono le zone su cui dovremo stare leggermente attenti, ma per ora questo è uno storno che rientra nel tipo di volatilità. Poi ovviamente ci sono le scadenze tecniche, come vi ho detto, quindi c'è un flusso monetario enorme da spostare ed è normale vedere una situazione di questo tipo. Mentre il Nasdaq ha fatto per l'ennesima volta, c'è una lotta dal 22 novembre su questa zona di resistenza fantastica, cioè ci sono questi 15.400-427 che dal 22 novembre sono stati toccati più di 10 volte, ma ogni volta che arriva in quella zona torna immediatamente indietro, è una cosa incredibile, non si riesce in nessun modo ad abbattere questa zona su cui vediamo una pressione continua dell'offerta. Il Nasdaq in questo momento è altamente volatile, adesso sta crollando in maniera pazzesca e dobbiamo stare molto attenti, perché se dovesse ritornare al di sotto dei 15.844, che è un supporto settimanale, ci sono rischi di vedere ulteriori crolli, quindi il Nasdaq è veramente nervoso in questa fase. Purtroppo tenete presente che il problema, anche la differenza di performance tra per esempio il Dow e il Nasdaq, viene da questo, in una situazione di restrizione monetaria, è quello che soffre di più il Nasdaq, perché i componenti del Nasdaq hanno bisogno di tanta liquidità, i ritorni di questa liquidità sono molto lontani nel tempo, richiedono molti anni, quindi in un contesto dove i tassi cominciano a salire, il Nasdaq è quello che in temporanea, diciamo, temporaneamente soffre di più, perché i componenti degli indici S&P e Dow sono più legati al ciclo economico, ma hanno meno influenza da un movimento dei tassi, quindi ci sono delle reazioni contrarie. Noi comunque andremo a monitorare la chiusura di domani, è molto importante che i minimi che sono stati marcati nei giorni nella 2 giorni fa vengono mantenuti. Se dovessimo vedere dei movimenti contrari,
Ecco perché bisogna stare molto attenti a usare sempre i treni stop, dovete essere pronti anche a girare le posizioni. Ovviamente adesso l'apertura è fortemente ribassista, quindi per ora abbiamo proprio delle differenze di performance chiarissime. Il Anche a Nasdaq livello di sta volume, bellamente. peraltro, Giancarlo, questo è un Sì, grafico stavo a guardando. 5 minuti e insomma è abbastanza netta la differenza. Beh, se tieni presente, Giacomo, che questi rialzi sono, cioè, se andiamo a vedere poi a livello azionario, i rialzi vengono, cioè, sono pochissime le imprese che stanno mantenendo, diciamo, Wall Street, il resto è rimasto fermo o si ritrova in una situazione in cui sta già scendendo, continua a scendere. Quindi, se vedete proprio adesso, in questo momento, c'è il Nasdaq che sta crollando in modo verticale, c'è invece il Dow Jones che è rimasto in linea con i valori precedenti, l'S&P ha perso una trentina di punti, ma ci sta perché ieri è salito 130 punti, quindi è anche normale. E il DAX rimane appeso sotto la zona dei 15.780 perché lì è rimasta una fortissima resistenza che è stata toccata 2 volte, ma non c'è stato modo di abbatterla. Quindi adesso bisogna vedere, comunque bisogna aspettare la giornata di domani perché queste discrepanze comunque non alimentano una caduta univoca, ci sono valori diversi da cui si parte e velocità di cadute troppo diverse, per cui è probabile che il Nasdaq domani ci dirà se riesce a mantenere questo rialzo o meno, ma per ora non ho segnali ribassisti notevoli, proprio perché questi movimenti fanno parte della stagionalità e non bisogna farsi troppo prendere dal panico. Le chiusure di venerdì saranno sempre quelle indicative per come muoversi durante la settimana. Meno 1,08% il future del Nasdaq 100, lo Standard & Poor's meno 0,1%, Dow Jones più 0,25% sopra i 36.000 punti in questa Island. Questo è sempre il grafico a 5 minuti sopra il gap up che si è registrato proprio ai blocchi di partenza, diciamo così. Abbiamo ancora 5 minuti abbondanti, Giancarlo. Proviamo a rispondere a qualche amico da casa, se sei d'accordo, Certo. avendo sostanzialmente fatto la panoramica anche in maniera piuttosto approfondita. Allora, abbiamo anche domande abbastanza articolate. Vediamo un po', sentiamo la domanda di Claudio. Claudio ci chiede: come vedi, Giancarlo, un ingresso su Canoo, il ticker è Genova Otranto Empoli Verona, lo dico anche agli amici a casa, sul Nasdaq, dopo che ha rivisto al rialzo la produzione di veicoli elettrici dei prossimi anno. Claudio, molto attento anche alle notizie di attualità che riguardano appunto questa compagnia. E allora, Giancarlo, Puoi ripetere il ticker? Genova Otranto? Empoli V di Verona. Allora, Canu, eccolo Abbiamo qua. No, trovato. allora, in pratica sì, è un titolo che sta cercando di uscire dall'impasse degli ultimi mesi. Effettivamente notiamo che ci sono stati dei forti ingressi volumetrici proprio verso la fine di novembre e adesso sembra voler andare a cercare di attaccare i massimi precedenti. Direi comunque di vedere confermati diciamo l'area dei 10,50. Questa è una zona che deve essere assolutamente mantenuta perché è necessario che il prezzo ci dia una diciamo una conferma del fatto che questo titolo possa avere realmente una risalita. Stiamo molto attenti perché comunque veniamo da un ribasso notevole. C'è quello che è stato chiesto dal telespettatore è corretto, però bisogna usare degli stop un po' stretti, anche perché è un titolo sì, che ha dai numeri tutto quello che volete, però ho bisogno di vedere una conferma volumetrica ulteriore. Per cui io per ora quello che sto vedendo è un pullback, non sto vedendo un giro rialzista, è giusto dirlo a livello tecnico. Se dovesse però posizionarsi sopra i 10,50 avrei un segnale molto interessante, perché se la spinta non ci dovesse essere, il rischio è rimanere ingabbiato in una posizione, visto che è un titolo che sì, ha dei range non troppo alti in termini proprio di quotazione, però c'è il rischio di rimanere bloccati per parecchi mesi. Mirko, un altro attento nostro telespettatore, ci gira questa riflessione. Vediamo Giancarlo cosa ne pensi. Per quello che ho capito, i titoli cinesi negli Stati Uniti rischiano una sorta di delisting nel 2024. Logicamente non riguarderebbero tutti i titoli perché si potrebbero mettere in regola nel frattempo. Se quello che ho
se questa insomma riflessione è corretta, la domanda è: giusto e anzi è conveniente cominciare a prendere posizioni? Perché ci sono titoloni a sconto e vorrei approfittarne, ci scrive Mirko. Però dice: forse mi sfugge qualche magari dettaglio, qualche particolare. Allora, in realtà sì, ci sono, perché Alibaba è arrivato a dei livelli esageratamente bassi. Allora, è un discorso un po' lunghetto, cercherò di andare molto al sodo perché non abbiamo tempo, i tempi tecnici sono quelli che sono. Allora, noi sappiamo questa situazione del delisting, c'è questa sorta di guerra, no? Se tu mi delisti i miei, io ti delisto Apple e bla bla bla. E ci sono 270 aziende quotate a Wall Street e hanno 1.8 trilioni di dollari di market cap, non è uno scherzetto. E il problema è sempre legato a questioni di sicurezza, che come vedete con Trump ci sono state delle lotte piuttosto acute, perché per esempio possono rifiutarsi di mostrare agli enti di controllo americani i loro libri contabili, e questo può essere causa di delisting. Ovviamente avremo delle pressioni enormi e anche dei danni molto enormi agli investitori istituzionali, e quindi queste aziende avrebbero delle enormi difficoltà. In ogni caso si creerebbe un circolo vizioso, perché se si vendono poi, se escono questi titoli dal mercato americano, si venderanno anche sul mercato cinese, e quindi il risultato è chiaro. Quello che vi posso dire è: per quanto vediamo delle tendenze molto ribassiste, abbiamo visto dei buy on the dip fatti dagli istituzionali proprio su Alibaba negli ultimi giorni. Le opportunità ci sono, ma quello che io vi consiglio di guardare è cosa farà il governo cinese. Se dovesse adoperare, lo sta già facendo, che le aziende cinesi quotate in America rispettino i vincoli posti dalla SEC, quindi dall'ente di controllo americano, quindi il rischio veramente si tenderebbe a ridurre di delisking, e quindi i titoli tornerebbero a essere oggetto di interesse perché la Cina si allinea con le regole americane, e quindi potremo assistere a un grande rimbalzo. Ovviamente se cominciamo a vedere un'uscita progressiva delle aziende cinesi da Wall Street, non vi consiglio assolutamente di andare a comprare, per cui sì, sono interessanti, ma dovete vedere un attimino Cina e Stati Uniti, è una questione politica più che altro, come si vanno a mettere d'accordo su questa questione dei controlli, eccetera. Perfetto, sei stato molto chiaro Giancarlo. L'ultima domanda che ti giro è quella di Mariella, che ci ha mandato anche un bel messaggio di ringraziamento per il nostro lavoro, e ti chiede anche: che visione hai del gold, date le parole di Powell, l'atteggiamento della BCE, insomma, qual è la situazione? Vediamo un attimo come sta andando oggi, sempre coma farmacologico, in realtà no, più 1,05%, 1795 dollari l'oncia, sta testando una resistenza molto importante. Allora, il gold ha avuto una reazione tecnica, perché il dollar index, io me lo aspettavo, ha avuto un sell off proprio il giorno della Fed, in realtà sono prese di beneficio, per cui il problema di fondo è che comunque la Fed accelera il tapering, ma i tori si sono fatti sentire. Ovviamente è un segnale molto importante anche nel mese di dicembre che loro riesca a fare un rialzo di questo tipo. Però è anche giusto dire che abbiamo bisogno di ulteriori conferme su base settimanale. Io ho aperto dei long sul gold e anche sul silver, visto i valori a cui si trovano, proprio perché mi aspettavo che il dollaro dovesse comunque dare un respiro. Il problema qual è? Il problema è capire se questo rialzo potrà continuare. A mio parere ci sono tutte le condizioni, perché è vero che arriva un aumento dei tassi, ma sono molto simbolici, per cui io credo che l'oro in teoria sarebbe condannato, ma in realtà in un contesto dove l'incertezza continua a essere alta, l'inflazione sale, secondo me l'oro potrebbe cominciare un processo molto interessante, almeno nei prossimi mesi, al rialzo. Ma in realtà secondo me è qualcosa su cui diciamo, nonostante un inasprimento della politica monetaria, l'oro è sempre un bene fisico, per cui al di là del fatto che purtroppo non dà dei dividendi,
secondo me l'oro può vivere una stagione importante. Vi consiglierei comunque di vedere in base settimanale se riesce a mantenere bene almeno area 1800-1830, quello sarebbe un bel segnale. Adesso siamo su quel livello, vediamo se effettivamente ci saranno queste possibilità. Mi rendo conto che l'oro è uno strumento molto complicato, però io sono lungo, di lungo termine, ma proprio di lungo termine parlo almeno 5 anni, però ovviamente essendoci una pressione continua delle bullion bank inglesi e del Comex americano, e vi rammento l'uscita di Basilea 3 che è stata recepita dalle banche americane a livello scandaloso, sono stati fatti delle manipolazioni e quello che ha portato alla caduta di novembre praticamente illegali. Ci sono state anche delle denunce alla CFTC, l'ente di controllo delle commodity americano, non si è mossa una foglia. Speriamo che cambi questa musica, quindi dovete rendervi conto che l'oro subisce una manipolazione massiva da 10 anni, ma nonostante ciò riesce ancora a resistere su livelli molto importanti, quindi l'oro nel lungo termine è sempre una buona idea, ma nel breve direi che se non recupera quei livelli ci possono essere inversioni in qualunque momento. Grazie a Giancarlo Prisco, come sempre seguitelo anche sui social e su Facebook. Buon lavoro Giancarlo e alla prossima. Grazie Giacomo, grazie a tutti voi, un saluto da Alexandra e ci vediamo la prossima settimana.